preso a parlare con Mussolini a Piazza Venezia. Anzi, non soltanto a Piazza Venezia, c'era uno nel paese che aveva una radio, che era un fascista per lui, che faceva il macellaio nel paese. Quando che parlava Mussolini, che era informato, insomma, era fascista, metteva questa radio in piazza, giù dove era Fontana Tonda, lì senza cappello addirittura, doveva stare tutto a sentire che parlava questa radio. Sembrava di stare in chiesa. La gente che veniva dai paesi doveva tornare indietro perché lì parlava in duce. Non voglio parlare dei caratteri, sentimenti, fascisti o non fascisti. Tanto per dire come era severo, che severità che c'era, che rispetto che c'era a quei tempi. Doveva girare quell'animale carico di legna, fa il giro più lontano perché non deve interrompere questa gente che stava lì a ascoltare che passava Mussolini. E con che tono la voce che si sentiva nella radio. C'era la cricca, quello che noi chiamiamo la cricca, a così aspettare le bare, tutte fascistoni. Tremavano pure di quelle. E io ho veduto persone, che in questo frattempo c'era pure uno che era venuto, che era sotto al fronte, però era la seconda guerra questa, che lui era fascista. Che ancora non era esplosa, però era così. Era un cugino di mamma mia. Sta attento qui, gli disse lì, così, 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 ma tanto io c'ho paura. Infatti è nato via, ma non è più tornato. Pure lui è rimasto come tanti altri, non si è saputo niente che fine ha fatto. Era un fascistone per lui. E la cugina che sarebbe stata mia mamma glielo disse. Ma qua dice, guarda che deve stare attento come parla perché c'è sto giro così così, state attento. Faccia vedere che ti porta. Barretta. Invece è successo pure lui. Se vede che anche lui faceva il delinquente come le altre le facevano qui. Dunque c'è stato un signore di paese, era un muratore, e la pensava in questo modo, che la domenica la gente, insomma, il pomeriggio specialmente, e specialmente perché al mattino andavano a lavorare uguale, se li riunivano parecchie volte nel paese alla sera, invece alla domenica si riunirono in un bosco, alla macchina che c'è di fronte casa, no? Visto lì sopra, c'è un pezzetto piana e c'era una pratalina, ma così, si mettevano lì sedute e parlavano di più di meno. Si riunirono lì e parlavano del partito. Di ciò che dovevano dire, andare incontro a continuare a fare politica, che sto fascismo insomma non gli stava bene. Come ti sto dicendo che c'erano da altri paesi, che c'era un insegnante che insegnava a Roma, che veniva a parlare. E ci sono state persone che l'ascoltavano, qualcuno che già gli ha girato il mondo da piccolo, figlio orfano, che i genitori erano morti, ha avuto il coraggio, quando che lui parlava, lui, no in fondo, davanti, invece di, oh, gli ha fatto le pernacchie, così. E tutta la gente si è allontanata da vicino a questo, si è distaccata, che si vergognava. Invece questo con differenze ha fatto proprio sta pernacchia perché lui non ha cresciuto, non ha goduto mai, che è rimasto orfano di mamma, di parto e il padre gli è morto che aveva 3 anni.